Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video con ricetta annessa. Anzi, è un video ricetta alla fine. Allora, abbiamo la nostra meravigliosa pasta sfoglia, in questo caso rettangolare. Questa è una ricetta che ho preso da TikTok, che ho visto su TikTok. Mi è piaciuta tantissimo, l'ho già provata una volta e adesso la rifacciamo. Allora, però, con l'aggiunta di cose diverse rispetto a quello che ho fatto la prima volta. Comunque, formaggio grattugiato, patate, le nostre amatissime patate, Exquisa, il fresco cremoso light, praticamente la crema spalmabile. Poi della scamorza, che l'ultima volta non avevo messa, ma ce l'ho in scadenza, per cui gliela rifiliamo dentro, e del prosciutto cotto. Ora, la nostra bella pasta sfoglia, vado a fare uno strato di prosciutto e subito dopo vado a metterci la scamorza e poi vi faccio vedere. Allora, rieccoci, strato di prosciutto, strato di scamorza. Ora vado a tagliare, sbucciare le patate e poi le vado a tagliare con questo taglia patate, taglia cipolla, quello che è taglia zucchine. Di questi quattro lati, che come potete vedere, vado ad usare questo. E poi niente, vi faccio vedere una volta tagliato il tutto come viene. Allora, eccoci, tagliato tutte le patate, ne ho aggiunta un'altra, 6-7 patate, fate conto, tra grandi e piccoline. Io ne ho aggiunta una in più perché lo voglio bello spesso, lo strato. Adesso vado ad aggiungere la crema spalmabile tutta qua dentro con le patate e metterò anche tutto questo formaggio grattugiato che mi è avanzato. Saranno 2 cucchiai e mezzo, 3, sì, abbondanti. A noi tanto il formaggio piace, per cui non è un dispiacere. E niente, vado a mescolare il Allora, tutto. dopo aver mischiato il tutto, ho aggiunto prezzemolo e aglio, che io adoro, ovviamente ognuno fa quello che vuole, e erba cipollina. Ed ecco qua il nostro impasto bellissimo. Ora vado a mescolare le erbe, appunto, che abbiamo appena messo. Potevo anche abbondare un po' di più con le erbette. Vabbè, poi gliele metto magari sopra. E niente, raga, adesso una volta mischiato il tutto, non faccio altro che prendere e metterlo qua sopra. Ovviamente mi servono due mani, poi vi faccio vedere. Eccoci, nuova visuale, li ho arrangiati in qualche maniera e vado a mettere tutto il nostro bel composto sopra la nostra scamorzina. Ora la vado a mettere giù bene. Andiamo a coprire tutto il nostro formaggio e il nostro prosciutto. Raga, già la faccia, neanche te lo sto a dire, è invitantissimo, cioè non so se te lo stai vedendo, te lo stai beccando, cioè meglio un invitante a crudo, figurati a cotto che cos'è. No, raga, l'ho già fatto una volta ed era uscito buonissimo, però c'erano ingredienti diversi. Al posto del formaggio, questo qua, lo spalmabile, avevo messo lo stracchino perché la ricetta diceva con lo stracchino. Io adesso non ce l'avevo e allora mi sono arrangiata con quello che avevo, ovvero il formaggio spalmabile, che dell'Exquisa è una delle mie preferite, è buonissima. Non avevo quello alle erbe, se no avrei messo quello alle erbe, che sapete che io prendo sempre, e ho messo quella normale ed è buonissima. Quella dell'Exquisa, appunto, stavo dicendo che è una delle mie preferite.
Niente raga, adesso qua metterò un po' d'olio sopra appena appena, giusto una cucchiaiata, un paio di cucchiaiate. E niente, cuocio a solito 200 gradi, 35-40 minuti a secondo del vostro forno. Bella raga, mi piace tantissimo! Boh, raga, messo anche l'olio e come vi dicevo, 200 gradi, 35-40 minuti e poi vediamo cosa è uscito stasera. A dopo! Allora, eccoci, questo è una specie di sformato di patate, non so nemmeno io come chiamarlo, però dai, è uscito veramente bene. Che dici, Marco? Adesso l'assaggiamo, bollirà, sarà bollente, ma adesso l'assaggiamo. E ci diamo anche il voto. Dai, hai già tagliato la tua fetta? Facciamo questo e facciamo Sì, così, dai, che ce ne fallo con frega a questo. noi. Ciao, perché? Aspetta che dietro c'è. Guarda che Amore, più copertina! vicino alla tua faccia. Abbassa il piatto. No, abbassa nel senso di far vedere il piatto cosa c'è dentro. Sì. Cheese. Allora, Arrivo, dai. vedi? Assaggiamo. Ta-ta-ta-ta. Aspetta che riaccendo più il segno che ce lo Pinuccio. sentiamo. Pinuccio, pinuccio, Allora, pinuccio. secondo me si presenta bene. Molto bene. È solo che cioè, si sente che, come si dice, Bollente. amore, che è bollente, esatto. Tirami la mano che non si vede una mazza. Abbiamo cambiato degli ingredienti. Aspetta che dà fastidio lì indietro. Voglio. Eh sì, amore, dovevi soffiare magari un po' di più. Com'è? Le bonne, bon? Guarda, questa è la mia fettina, tazza. Chiamala come vuoi. Guarda che roba. Ma il prosciutto qua Guarda. si vede o non si vede? Eccolo qua il prosciutto, Si sai? vede, Adesso assaggiamo. si vede. Guarda, guarda. Gira telecamera e arrivo. Rieccomi, rieccoci. Allora, com'è amore? Meglio Buono. dell'altra volta o peggio? No, buono uguale. Buono uguale, pure il Sì. formaggio l'altra volta c'era il certosino, stavolta invece ho messo. Metti il muto. Sì. L'altra volta c'era il certosino, stavolta ci ho messo lo spalmabile. A me l'altra volta è piaciuto molto. Anche E, a adesso, me. e sentiamo adesso sto giro. Buono uguale. È buono, ma non senti che c'è anche qua un ingrediente in più in confronto all'altra volta? A parte lo spalmabile. Beh, Buono. No, c'era anche l'altra volta. L'origano non l'ho messo. no, cos'è? Perché hai messo in più? C'è scamorza in più. Buonissimo. Buono. Poi ricette fattibili. Da 1 a 10? Un 8,5, 8,5, un mezzo. Io 9. Non mi ha già rifatto l'altra volta. Amore, ma è diversa stavolta. È troppo buono. Non ti cani imbrogliare sul vuoto spacciandola come ricetta nuova. No, amore, ci ho aggiunto la scamorza. Ci ho messo lo spalmabile e una ricetta nuova. No. Non ti sconfinfera. No, Perché? non è che perché cambi due ingredienti a ricetta nuova. È come la mezzaluna Natale, scambio di ingredienti, non è la ricetta nuova, è sempre la mezzaluna Natale, sempre buona. Comunque buonissimo, raga, non date diretta. È squisito. Anche se la mezzaluna Natale col tacchino l'altra sera. Cosa?
ha perso tanto, ma rispetto al prosciutto, allo speck, ha perso tanto. Non te lo faccio più col tacchino, c'è il tacchino che mi è in scadenza. E ti ho detto che l'ho messo dentro per quello. Adesso mi chiedevi il voto. Ma infatti non te l'ho chiesto. È andata bene. Io avrei abbassato di tanto la media. Sì, però l'hai mangiato lo stesso. Certo. Questo è buonissimo. Buono. Ah, si dice di nuovo dei reality. Non sto proprio volendo. Non mi sta piacendo niente. Grande Fratello guardo solo il serale e basta, perché mi ha stufato. Mi ha veramente stufato. C'era dentro quelli di Noè della Rai, c'era dentro qua, c'era dentro là. Sì, guardo solo il serale e basta. Poi c'è ancora Temptation Island che deve finire. Anche quello. Stanno proprio i serialiti, ragazzi miei, mamma mia. Sai che addirittura gli hanno tolto il giovedì? Sai che Grande Fratello lo facevano il lunedì e il giovedì? Il giovedì l'hanno tolto per i bassi ascolti che ci sono. Allora vedi che non sono solo io. Perché hanno stufato. E anche Amici non mi sta piacendo come gli altri anni. È sempre la solita roba ritrita, rivista. Cioè, a una certa... Gli ultimi 2-3 anni Amici è casa che è calato. Mamma mia. Cioè, è sempre la stessa cosa. Ma anche Tu sì che vale, se non lo guardiamo più. No. Abbiamo capito, cioè, loro sanno quei programmi lì che funzionano e te li fanno andare a ruota libera tutti gli anni. Però a una certa uno si stufa, O no? Di vedere sempre la stessa roba. Io mi sono rotta, sinceramente. E Amici era uno dei miei preferiti, Ma anche perché... Mi sta annoiando pure quello. Facendone troppe edizioni una fila all'altra. Se ne fanno due all'anno. Di che? Gli no, Amici. Comincia a settembre e finisce a maggio, come sempre. Poi ci sono giugno, luglio, agosto, estate non c'è niente, poi ricomincia a settembre fino a maggio, poi di nuovo giugno, luglio, agosto niente, ricomincia a settembre, finisce a maggio, sempre è stato così. Per tutti i programmi. Che è arrivato? Quello è il Lego. Chi sei? No, è qui là. Devo andare a fare il giro. Devo uscire. Un fiorino. Comunque questo è buonissimo, ragazzi, ve lo consiglio. È facilissimo da fare, veloce ed è fantastico. Se non avete che rompere il palle, avete cagato un fiorino, questo là. La mostra ricchio, ancora di più, un fiorino per ogni volta che ha rotto le palle. Buono, da buono. Cosa vediamo? Da te cosa ci vediamo? Non lo so. Abbiamo visto il buco 2. Una delusione anche quel film lì. Una serie di delusioni. Mamma mia, veramente. Ma cominciamo a vederci le serie TV anche noi, Marco. Cioè, io già me le vedo. Però ma ci sono alcune serie TV che meritano. Magari ne troviamo stasera una. Tipo la regina degli scacchi è stata bella. Molto bella. Stasera ne troviamo una da vedere. Anche le Iene. Anche quello dobbiamo finire di vedere, sì. Buona, amore. Un po' la solito minestrone, che sai la media 7, non sta rendendo. Mamma mia, da quando è morto il padre che non sta più rendendo. Quello prende in mano più a Silvio e fa disastro.
Ma anche voi non vi siete scocciati della solita roba da vedere? Io mi sono sinceramente scocciata. No, la mia ricetta è veramente, ha avuto un calo. Anche... anche tu sì che vales. Primi anni bello. Ma poi anche le cose che fanno vedere sono sempre le stesse. E c'è una novità ogni tanto, ma linea di massima... c'è l'acrobata. È sempre la stessa roba. Va bene, va ragazzi, noi vi salutiamo, finiamo di cenare che ci vogliamo vedere Reazione a Catena là, che ci piace. Cioè, finché mantiene, almeno questa sta tenendo. Però è buono, buono, buono. Guarda. Non mancava che dicevi di no. Il patatone qua. Come si può chiamare? Non lo so, è buonissimo. Niente ragazzi, noi vi salutiamo, domani siamo di riposo finalmente. Sì, di riposo vuoi dire? Si lavora di più quando siamo di riposo. No vabbè, dai, domani siamo tranquilli. Finalmente sabato ci riposiamo un po'. Niente ragazzi, vi auguriamo una bellissima serata, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Mi è piaciuta. Fatemi sapere se la farete. Mandatemi le foto se la farete tramite Instagram, che la metto nelle storie. Spolliciate se vi è piaciuto, condividete, scampanellate. Dun 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 dun. E alla prossima, dun dun. Ciao! Bella bro!